I defunti non sono morti. Dalle rivelazioni delle anime del purgatorio, tramite la mistica Natuzza Evolo, serva di Dio. Oltre a Gesù, alla Madonna e agli angeli, Natuzza incominciò a vedere intorno a sé delle persone dall'aspetto completamente normale, le quali le rivolgevano la parola, qualificandosi come defunti. All'inizio la ragazza provava una grande paura per queste apparizioni, si metteva a piangere e raccontava le sue visioni alla signora Colloca, la quale cercava, per quanto possibile, di rincorarla. All'inizio i Colloca erano alquanto scettici sulle dichiarazioni della ragazza, la quale però da un lato appariva autenticamente spaventata e dall'altro non tardò a dare prove concrete di queste sue visioni dei defunti, descrivendone l'aspetto, gli abiti che indossavano, riferendo le parole che le dicevano e perfino specificandone nome e cognome. Questi defunti venivano così identificati talvolta come parenti dei Colloca ed in genere come persone che avevano abitato a Mileto, a Paravati ed in altri paesi della Calabria, quasi sempre completamente sconosciuti alla ragazza e spesso anche ai Colloca stessi. A poco, ma non tanto facilmente, la ragazza si abituò a queste visioni dei defunti, fino al punto da stabilire con molti di essi una relazione di amicizia. Ma la paura e l'inquietudine si trasferirono piuttosto alla famiglia ospitante. L'avvocato Silvio Colloca racconta: una volta, verso la fine del 1943 o ai primi del 1944, mi trovavo nell'oleificio a Paravati quando mi chiamò mia cugina Annina Laureani, informandomi che Natuzza era caduta in trance. Subito andai a casa di questa cugina e trovai Natuzza seduta sul divano del salotto, poggiata al bracciolo del divano, con la testa reclinata sul braccio, gli occhi chiusi. Appena entrato, la voce argentina di un bimbo disse attraverso la bocca di Natuzza: «Entra, entra!» Io mi avvicinai, domandando: «Tu che sei?» «Sono tuo zio Silvio!» Rimasi meravigliato. «Mio zio, quel bambino!» Capii poi che era un fratello di mio padre morto all'età di 8 anni nel 1873 o nel 1874, circa 70 anni prima, al quale non pensavo affatto. Mi misi allora a conversare con lui, chiedendogli notizie di mia sorella Stella, la quale aveva seguito il marito, il console Simonetta, a Tarvisio. C'era stato lo sbarco degli americani, l'Italia era spaccata in due e non avevamo più notizie di questi nostri parenti. «Stai tranquillo, sta benone, non ha bisogno di niente. Non avere più nessuna preoccupazione», mi rassicurò la voce. E in effetti, come apprendemmo in seguito, mia sorella stava benissimo. Mentre il bambino parlava con me, mio cognato, il dottor Armando Macri, si avvicinò per toccare Natuzza. La voce argentina del bimbo disse: «È inutile che la scuoti, la puoi buttare dalla finestra, ma non si sveglia». Io gli domandai poi altre cose e mi rispose con precisione. Ad un certo momento mi disse: «Ti saluto, zio. Il permesso è finito, me ne devo andare. Fatti una comunione per me». Subito dopo udii la voce rauca e sofferente di un vecchio. «Carissimo nipote», mi disse, «sono tuo zio. Era un mio parente massone, morto senza volere i sacramenti né accompagnamento di preti. Soffro», aggiunse, «per me non c'è speranza. Sono condannato al fuoco eterno. Per me non c'è speranza. Sono per me sofferenze atroci, spaventose».
Io rimasi molto scosso da questa esperienza e ricordo che altrettanto scosso rimase mio cognato, il quale quella notte, invece di dormire, passeggiò a lungo nervosamente nella sua stanza, riflettendo su quanto aveva udito. Tutte le audionarrazioni Divina Voluntas sono liberamente scaricabili nel sito www.divinavoluntas.net.